Pescara ai box almeno fino a domenica prossima, ma il tecnico Nicola Allegro Taglia torna a parlare della situazione personale della squadra attraverso la trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Italiane su Rai 1, andata in onda questa mattina. Io sono a casa solo a Pescara, ma mio figlio e mia moglie sono a Milano. Noi come professionisti abbiamo dovuto sospendere gli allenamenti fino a domenica, ma non possiamo muoverci dalla città dove lavoriamo, quindi stiamo aspettando altri provvedimenti dalla Lega di Serie B nel nostro caso, e quindi fino a quando non ci danno indicazioni ognuno di noi dovrà rimanere a casa e niente, prendere questo momento come momento, dico sempre, di riflessione e soprattutto anche per fare introspezione dentro ognuno di noi e poi uscire fuori con più forza, con più fiducia che le cose andranno bene, e anche noi professionisti non vediamo l'ora, ecco, di ritornare, perché quando ritorneremo significherà che tutto è passato, che tutto è superato. Allegro Taglia, già nelle conferenze tenute prima delle ultime partite, aveva lanciato un monito preciso. Con quello che sta accadendo per l'emergenza coronavirus, sarebbe il caso di fermarsi, per non parlare della protesta di Benevento con le mascherine. Non avevamo dubbi che questo potesse arrivare anche nel nostro mondo, visto tutti i contatti e quello che comunque siamo abituati a fare, cioè a stare con la gente. Quindi era inevitabile che questo potesse arrivare anche nel nostro mondo. L'unica cosa è, forse magari pensandoci prima, avremmo dovuto stoppare qualche giorno prima gli eventi sportivi per evitare tutto questo. Però a oggi ci stiamo muovendo nella maniera giusta, e credo che si sta arrivando a una soluzione perfetta. Man mano arriveranno gli altri, perché anche in Europa non è che si stiano comportando bene. Perché in Champions League c'erano 80.000 persone a Liverpool, e in Spagna anche l'Atletico Madrid ha avuto anche un sacco di seguito, e quindi adesso arriverà anche lì. Quindi ci vuole veramente buon senso. Cosa che sta avvenendo? Tutto il mondo dello sport mondiale, nonostante alcune resistenze, è costretto a fermarsi, a sospendere eventi e tornei, perché ora la partita da vincere è comune e c'è una pandemia da sconfiggere. Così la UEFA rinvia le partite di Coppa della prossima settimana. Sulla scorta di diversi casi di positività che hanno colpito atleti in tutta Europa, dopo quello italiano si fermano anche gli altri maggiori campionati di calcio continentali: Premier League inglese, Bundesliga tedesca, Ligue 1 francese. Cancellato il Gran Premio di Formula 1 in Australia di domenica prossima, stop fino a fine aprile per il tennis, con la cancellazione di alcuni Masters 1000 di prestigio, quali ad esempio Miami e Monte Carlo. Nel ciclismo rinviate Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico, e oggi è stato posticipato anche il Giro d'Italia, che non partirà più da Budapest il 9 di maggio. La nuova data si saprà dopo il 3 aprile. In questo contesto c'è anche chi prova a strappare un sorriso, come il difensore del Pescara, Edoardo Masciangelo. C'è carenza di mascherine? Ecco il tutorial del terzino romano per una mascherina fai da te. Per stasera ho pensato di provare a fare un video dove cercherò di darvi una mano. Vorrei dare un piccolo contributo che poi è fatto a mo' di gioco, e farò un tutorial su come si fanno delle mascherine. E quindi con tre cazzate, una spillatrice, un paio di forbici, un elastico e uno Scottex resistente, perché più lo è, meno passa l'aria, un po' di buona fantasia e di forza volontà, e facciamo una mascherina.